Allora, salve a tutti, oggi recensirò un aroma marca Riot Squad che si intitola Smashed Apple Pie. Questi Riot Squad, va bene, sono usciti un po' di tempo fa, io non li ho mai provati. L'altro giorno mi trovavo in un negozio, va bene, ad Ace Reale, e mi sono comprato questo. Va bene. Questi aromi qua io di solito prendo aromi ghiacciati e me li sbapo di pormono. Però gli aromi ghiacciati di questi Riot Squad che c'erano, ce n'era uno solo che era tipo, almeno il negozio ne aveva uno solo ghiacciato, che era tipo frutti tropicali ghiacciati, una cosa del genere. E dove c'è frutti? E non c'è specificato che frutti sono, di solito non li prendo mai, sti aromi. E allora ho preso questo. Ho detto torta di mele. La descrizione, se non ricordo male, diceva qualcosa tipo torta al burro con le mele caramellate, qualche minchiata del genere. E questo aroma l'ho messo giù su il Bogati, lo Stuttgart Bogati, questo atomizzatore da pormone, flavor pormone, diciamo così, che funziona a cavetti come il Sblampire, va bene? Che è molto simpatico questo atomizzatore. Bello concreto, serbatoio capientissimo, sono, mi pare, 6 ml. C'ha le ROP, quindi non devi stare lì a sgocciolare come i dripper, bla bla. Il cotone risulta sempre ben bagnato. E l'aroma è ottimo. Ho fatto una single coil, 5 spire di Cantala 1 22 gauge su punta da 3,5. Cotone abbondante. E proviamo questo Smashed Apple Pie di Riot Squad. Allora, è simpatico questo Smashed Apple Pie perché me l'aspettavo molto più cremoso. Invece la parte cremosa di questo aroma, non dico che è marginale, ma non è il solito, capiamoci, il solito burroso, arraggiato, ciambelloso, dolcioso, impastoso, lapposo e tutte cose con questa faccia. No. Diciamo che la parte proprio del burro, va bene, della torta al burro, del qualcosa al burro. È molto marginale. Io ci sento più che altro appunto il sapore di mela. Sapore abbastanza chimico di mela, però vabbè, non è malaccio. Simpatico. È un aroma simpatico. Basta.